Buongiorno ragazzi, ben ritrovati su Balconi TV. Io sono Valentina, sono in compagnia di Jack F. Habibi con Padova. Padova è una mattina, coi libri in mano. È una nebbia che ti azzecca da lontano. Padova è l'abbandono, forte e strano. È un affresco dipinto in vano. Padova è un portello antico, un inganno venduto all'amico. D'università il primo respiro e l'ultimo lasciato in un papiro. Padova il freddo ti fa sempre male, mastica un uomo e poi lo sputa animale, col piovego paesaggio naturale d'un appartamento invernale. E per quelli come me studenti, o tu zidi di viaggi o te lo pagano i parenti, nel borghese ozio d'altrui lamenti e la tua rabbia che ti resta tra i denti. Padova può anche piacere, se non ci vivi, se non ne hai il dovere, e sai far tue le strade più nere, quelle dei bar dove si fuma e si beve. Città puttana senza un sesso, è un drogato che si fa dentro al sesso, è un nesso, forse un compromesso tra ciò che si può e ciò che è concesso. Il Padova rimane solo il testimone d'una grossa utopia, stupida illusione, che anche il povero in un giorno di sole in piazza dell'Erbe urli e gli diano ragione. Padova è la natura al suolo rasa, è la voglia di tornarsene a casa, la malinconia lasciata su un molo ed un santo rimasto da solo. Eccoci, complimenti Jack. Allora io mi metto qui vicino a te, spostiamo un pochino l'asta così riusciamo a fare una chiacchierata. Ok, eccoci qua. Spostiamo. Eccoci, allora, Padova. Allora, in realtà so che abbiamo fatto due chiacchiere anche prima e mi avevi raccontato che questo in realtà è un progetto particolare, perché è un brano che fa parte di una raccolta che va ad accompagnare un romanzo scritto da te, giusto? Sì, il romanzo si chiama Lo stagno, l'anzero e la neve nera, e ha questa narrazione molto onirica che va indietro nel tempo e in qualche modo poi si disperde nelle canzoni che sono raccontate in quest'album. E Padova, insieme a Chioggia e San Donà di Piave, è l'ambientazione di questa narrazione, e ho cercato di portarla in musica secondo i toni, non lo so, che fece Guzzini con Metropolis, anche se è una grande ambizione, perciò può apparire dispregiativo come testo, in realtà tratta gli aspetti più noir, che sono quelli più affascinanti, dei quali alla fine si innamora una persona. So che i poeti chiamano amore, non so, gli psicologi inconscio, viene scaturito dai difetti, perciò questa è una canzone d'amore verso Padova che ne racconti i difetti. Come mai proprio Padova? Ci hai dato delle immagini, degli scorci molto reali di questa città, soprattutto per chi l'ha vissuta da studente. Ma di per sé è casuale. E
si rifà ai piccoli stralci biografici che ispirano poi la storia che viene narrata. Ma parlaci un pochino del tuo percorso. Quando hai iniziato, cosa ti ha portato poi in realtà ad appassionarti a questo tipo di musica e a questo anche a fare questo progetto, quindi ad accompagnare un romanzo con dei brani musicali? Beh, io sono partito una decina d'anni fa con delle raccolte di liriche in una tetralogia del Gothic Requiem. E la mia ambizione era sempre quella di rassomigliare ai grandi cantautori come Fabrizio De André, perciò i capitoli raccontavano delle storie autoconclusive ma in una sequenza maggiore, e proseguendo poi nello studio, nelle esperienze della vita, scopro altri artisti come Stratos che portano la conseguenzialità del discorso oltre la canzone a dei livelli che contaminano anche il cinema, l'immagine, in questo caso il romanzo. Non lo so, Augusto D'Oglio fece quella pittura, mi sono ripromesso quest'anno di portare a termine un progetto di questo tipo, perciò di prosa da una parte, da leggere, e lirica cantata ad ascoltare dall'altra. Ho capito. Ti esibisci anche live? Mi parlavi prima di un festival, il Festival dell'Oriente, vero? Sì, allora porteremo questo romanzo in giro, però sicuramente ciò che è fisso è il Festival dell'Oriente, che andrà avanti nel suo percorso quest'anno a Milano, Bologna, Torino, Udine, poi di nuovo Padova, perciò potrete trovarmi lì, dove tratterò anche un tema del canto armonico che ricompare in altri brani di questo CD, non in questo particolare, però ricompare. Per chi non lo conoscesse, che tipo di festival è? È un festival di contaminazione appunto dell'Asia, dalla Via della Seta araba all'Estremo Oriente, e vi trovano spazio, insomma, luci, colori, sapori, spezie, tante cose da assaggiare, e anche, tra virgolette, quegli esoterismi che possono essere spiegati un po', non so, in vari punti di vista, e dunque anche il canto armonico, per il quale tengo conferenze e presentazioni, che fa più o meno così. Ecco, perciò qui fuori probabilmente mi fanno un TSO, che è il trattamento sanitario obbligatorio, dentro lì sono legalizzato nel farlo. E quindi è un bel contesto, diciamo, ecco. Senti, invece sui social, sul web, dove ti possono trovare i tuoi fan o comunque chi si fosse appassionato nell'ascoltarti proprio guardando questo video? Ma al momento abbiamo Facebook, questo nome è semplicissimo, JKFABIBI, chi non lo sa trascrivere. No, va bene, facciamo un copia e incolla dai video, da quello che c'è già scritto, e si trova su Facebook. Allora seguite JKFABIBI su Facebook, seguite ovviamente anche noi sempre su Facebook, Twitter e Instagram. Noi vi salutiamo dal balcone di Schio e ci diamo appuntamento alla prossima. Ciao!